Buonasera, Modesto. Sono Bob Brinkman. E io sono Veronica Shapley. Stasera parliamo di alieni. Esatto, Veronica. Chiamateli come volete. Alieni, extraterrestri o piccoli omini verdi. Sono forse tra noi? La gente del posto direbbe di sì dopo aver visto strane luci nel cielo. Sì, è atterrato in quel bosco. Arrivano dallo spazio. Ma so come affrontarli. Visto? Un berretto in alluminio. Li fermerà. Ah, il peggior appuntamento di sempre. E cosa ha da dire il governo in merito alla questione? Abbiamo ancora qui con noi il generale W.R. Monger. Grazie, Bob. È molto bello essere di nuovo qui con voi. Alcuni di voi lo ricorderanno in relazione agli avvistamenti di una donna gigante a un matrimonio modesto. Presunti avvistamenti, Veronica. Si trattò di dichiarazioni prive di qualsiasi fondamento. A parte gli scherzi, generale, cosa ci può dire in merito? Verremo invasi dai marziani? Marziani? Certo che no! Allora cosa crede che abbiano visto? Beh, personalmente e professionalmente, direi che si è trattato di un semplice caso di gas di palude. Gas di palude? Ah, ma certo. Sì, signor Presidente, esatto. Gas di palude. Funziona sempre. Lieto di aiutarla. I miei saluti. Adoro il mio lavoro. Urra! Bene, gente, con questo assurdo clamore alieno messo a tacere, possiamo dedicarci alle cose serie. Quindi, mostri. Ricapitoliamo. Tempo fa, mentre lavorava alla ricombinazione del DNA e alla longevità di alcuni insetti, un brillante scienziato ebbe un incidente che lo tramutò in un genio folle, il dottor professor Scarafaggio. Altri eroi della scienza hanno pagato il prezzo dell'innovazione incontrollata. Stavolta in ambito alimentare, incrociando una guarnizione per dolci con un pomodoro geneticamente modificato. Il risultato fu una massa di gelatina che poteva essere fermata solo dopo aver divorato interi quartieri. Benzoato, stelizzene, bicarbonato. Tuttavia, noi lo chiamiamo solo Bob. Generale Monger, avrei una domanda. E quale, De Trop? Veramente è De Tro, signore. La P è muta. La P è muta? Una faccenda che desta sospetto. Ti terrò d'occhio. Proseguiamo. Quando gli esploratori dell'Artico scoprirono e per errore disgelarono l'anello mancante metà scimmia e metà pesce, questo si diresse subito alla spiaggia, dove combinò un gran disastro. E riportò il rapporto uomo-donna indietro di qualche milione di anni. E ora, l'insettosauro. Sfortunato risultato della disattenzione dell'uomo moderno, questo bestione è il motivo per cui scorie radioattive e vermi non devono mai essere mischiati. Chiedetelo ai giapponesi. E infine, la nostra novità, Ginocchia, o come preferisce essere chiamata, Susan. Dopo essere stata colpita da una meteora il giorno delle sue nozze, un elemento alieno sconosciuto si insediò in lei, facendola crescere enormemente. Capito? Come enorme. Ginormica. Ok, la luna di miele è finita. Tornate ai vostri posti. E ora, The Trop, mostrami i mostri. Hi people of Tube, welcome to a new episode of Mostri contro Alieni. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio con un inizio imbarazzante, devo dire. La P è muta. Certo, questa funzione utilizza il salvataggio, grazie, facciamo una nuova partita. Allora, punto 1, come la maggior parte di tutti i titoli che stiamo portando qui in questa serie, non conosco il gioco. Non lo conosco, non so com'è, non so se è bello, non so se è brutto, non so se ha livelli, non so se è un gioco unico.
partiamo da questo presupposto. Come sempre, io spero sempre che il gioco sia diviso per semplificarmi un po' la vita nel dividere gli episodi. Non dovesse essere diviso, beh, ci penseremo noi. Giochiamo. Attivare telecamere di sorveglianza, mostri. Mostriami i mostri. Dio mio, che imbarazzante. La modalità cooperativa. Non abbiamo amici con cui giocare, quindi vai tranquillo, gioco. La fuga dei mostri. Ok, diviso in capitoli. Ah, giusto, lei è gigante. Ehi, Formica, se non ti va di mangiare tutta la tua pappa, posso averla io. Boh, va avanti, lasciala mangiare. Cosa? Se la vuole più tardi posso risputargliela. Che cos'ha da perdere? Non è questo il punto. La povera ginormica sta ancora cercando di adattarsi alla sua nuova mostritudine. Un po' di tatto. Ok, quindi segue la trama del film. Wow, c'erano delle interiure. Comunque, vogliamo parlare del suo tatto? Scherzi, guardale le mani. Sembrano quelle di un uomo, anzi di Miller. Che stronzo. Ok, ora basta. Per cominciare non mi chiamo ginormica, ma Susan. Seconda cosa, non ho mani da uomo. E terzo, non sono un mostro, ma una ragazza dolce e piccolina. Chiaro? Minchia! Una ragazza dolce e piccolina che ha appena conficcato il cucchiaio in mezzo metro di super acciaio. Oh, Susan, lascia perdere il cucchiaio. Ne chiederemo un altro a Monger. E adesso apre il muro. Non voglio un cucchiaio, ma uscire. Sì, cara, ti prego, sii ragionevole. Dove potremmo andare? A casa. Che ne dite della spiaggia dei mostri? Bob, ti prego, non esiste quel posto. Beh, io me ne devo andare. O passerò il resto della mia vita qui ad ammuffire. E a che scopo? Beh, non lo so, dimmelo tu, Susan. Ci servirà la mia ultima invenzione. Quell'attesa è stata brutta. Dovevi farla subito la risata. Sono solo ricce trasmittenti fatte in casa. Create quasi per sbaglio. Insomma, per ogni evenienza, no? Susan è scappata, signora. Freccia di quarto livello. E adesso cosa facciamo? Chiudi il becco, De Trop. Non voglio veder voltare le spalle ogni volta che salta fuori qualche brutto mostro. Liberate il Vendicatore. Il Vendicatore. Boh. Guarda, è imbarazzante. Guarda, anche lui lo pensa, anche quest'occhio gigante. Evasione. Vabbè. Ginormica sta entrando nel settore 7. Bloccate le uscite. Susan, le porte si chiudono. Non siamo tanti fuori. Ecco la via d'uscita. Rilassati, Susan. Dovresti essere ormai lontana dai guai. Certo, sicuro. Wow. Hey. Il Vendicatore. Doc. Beh, devo aver sbagliato. Forza, Susan, avete entrambi le rotelle. Fagli vedere come si fa. E va bene, vediamo come te la cavi. Sì, peccato che le sue sono giganti e sicuramente più funzionali delle mie, però. Contatto visivo con Ginormica. Ok, con l'X salto. Di prova per il Vendicatore. Annientare bersaglio. Col quadrato picchio, con triangolo, non lo so. Scansione mostri, mostro indietro. Ma mi ricorda molto. Come si chiamava quel gioco? Fai attenzione al DNA mostri. Puoi usarlo per comprare oggetti bonus nel laboratorio DNA. Va bene. Quello che c'era sul telefono. Per aumentare il numero di DNA. Sì, ho capito, fammi fare però. Uno dei milioni di giochi che è simile a questo. Quello delle monetine del jetpack. Jetpack qualcosa, come si chiamava? Doppio salto addirittura. Un po' troppo. Con L2. Si è accovacciata. No, ma dai! L'ho mancato! Ma posso fare. Dite che posso fare un colpo in volo? No, allora, non posso picchiare in volo. C'è tutta mia efficace. Sì, fammela fare però. È Tony Hawk questo gioco. Usa i bianchi.
Brava Susan! Salta sulle pareti per correrci sopra! Va bene! Ok! Non per... No! Salta però! Maledetta! Ok, anche se si vuole dirlo, non quindi ha fatto male, ragazzina! E pensavo che Susan stesse pattinando! Vabbè, c'è anche un po' di confusione! Ok, quadrato! No, come l'ho mancato? Ah, io pensavo di doverlo colpirlo di lato, non da davanti. Andiamo. Di qua. Già fatto, vai tranquillo. Oh cacchio. È terribilmente enorme. Cioè non pensavo fosse così. Cioè, ho visto che era grosso, ma non così grosso. Aia! Ce l'hai fatta, Susan! Sei al sicuro! Almeno per ora. Esatto, fino alla prossima sessione in cui mi inseguirà. Missilos. Lo dici tu! Adesso me ne vado, vuoi vedere? Devo essere sincero, il film di Mostri contro Alieni me lo ricordo molto poco. Sì, la miseria. Adesso cerchio. Ok, ce l'abbiamo fatta. Me lo ricordo veramente poco. Scena completata. Vediamo. 30.000 punti. 4.000 punti. Maestro del DNA. Beh, non tutti possiamo essere dei supergeni, no? No, direi di no. Benvenuto nel laboratorio DNA. Grazie. Qui, la mia geniale invenzione ti permette di scambiare il DNA mostri raccolto con oggetti di vario tipo. Va bene. Cresci, figlio mio. Cresci e conquista il mondo. Volevo dire, dacci altre cose da potenziare. Vabbè. Complimenti, visitato il laboratorio. Immagine del film. Commento Aunus, che racconta la proprietà dell'esperienza della scena evasione. Ma no. Completa la scena, un piccolo aiuto del capitolo 1 per sbloccare i nuovi rami dell'albero. Va bene. Guarda, per adesso magari me li tengo i punti. Poi vediamo. Anello mancante. Metà scimmia, metà pesce. Ok, ci siamo. L'anello mancante ha visto la sua preda e scatta. Cosa farà l'anello mancante? Ecco cosa fa. Niente. Dovremmo usare lui? Aia, che male. Ok, cosa facciamo? Ok, quadrato meniamo. Cerchio, prendiamo gli oggetti. Triangolo, facciamo un non super colpo. Dammi doppi punti, grazie. Ma io... distruggo tutto ciò che vedo. Premi il comando di attacco per tirare un pugno. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Grazie. Cosa ti avevo detto, ragazzo mio? Fa secoli per un mostro del tuo calibro. Beh, effettivamente è grosso e fa male lui, eh. Tra l'altro ora mi dirà come usare il triangolo. Quanto ci fai? Ah, io rompo tutto ciò che vedo. È la cosa migliore che so fare. O lui sa fare, boh, non lo so. Effettivamente. Premi il comando di salto per saltare. Grazie. Quando davvero, non so cosa farei. Premi il comando. Grazie, te lo ripeto. Forse dovrei disattivarli i tutorial. No, meglio di no. Meglio lasciarli per ora. Ok, questi grossi non li distruggo. La torretta automatica sembra controllata da quel pannello laggiù. Una console di comando per muovere le cose. Mira e spara i missili verso i nemici o verso oggetti che si possono rompere. Va bene.
Ma posso spararne uno alla volta? Ma che davvero? Ah, no. Scusami. Mi hai detto che posso spararli contro i nemici, ma quando me lo fai sparare? Vabbè, guarda, andiamo anche di qua. Ecco fatto, tutto a posto. Bella la console di comando comunque. Quando vieni qui. Un nemico, mira per agganciare il bersaglio. Quindi va bene. Lancia il nemico o l'oggetto a tuo piacimento. Con R2, ok. Fammelo fare però. Allora, anello mancante, prova a lanciare qualcosa per... Ah, non posso muovermi, ok. Bene, anello mancante, sto guardando i progetti del robot. Pare che tu debba disattivare altri pannelli di controllo per poter accedere alla zona successiva. Se solo riuscissi a colpirlo... Va bene, aspetta. L'ho preso? Certo che l'ho preso. Non sono mica l'ultimo dei cretini io, eh. Vieni qui. Facile come bere un bicchiere d'acqua? Un momento, c'è dell'acqua. Sì, certo, e io lo so sentire. Vieni qua. Oh, calmo. Ecco fatto. Ah, posso anche schivare, ma che bello. Allora, bisogna distruggere tutto di tutto. Voglio il punteggio massimo, ma massimo massimo. Ecco. Eccellente. Bel colpo di coda, amico. Aspetta che arrivo. Sì, 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 ho capito la console. Fammela fare. Anello mancante, dirigi i missili contro la piattaforma per auto e usala come ponte. Presi. Preso. Preso. Ok, quelli lì non li posso prendere. Le macchine posso, perfetto, ottimo. Ok, dovevo beccare queste. Io pensavo le ruote. Oh no! Le macchine cadono! Aiuto! Ok, possiamo proseguire. L'esplosione ha aperto un'altra via. Da qui dovremo condurti fino all'altro piede. Quella è la via d'accesso. Ah, proprio nel mezzo la porta, eh? Non posso usarlo? Ah, avrei voluto sparare qualche altro missile verso i nemici. Che ho anche preso, tra l'altro. Ok, credo che non ce ne siano più. Proseguiamo. Senza cadere di sotto, per favore, gioco. Allora, di attacco pesante per eseguire un attacco rotante con la coda. Va bene. Non è quello che voglio fare, però aspetta. Aspetto con quelle casse rosse. Ci esplodono molto facilmente. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Aspetta. No, vabbè. Volevo lanciarlo contro la cassa rossa. Ecco fatto. Che soddisfazione è rompere tutto comunque. No. Ecco fatto. Allora. Presi. Preso. C'è qualcosa che posso rompere qua? Non lo so, ma io, giusto per sicurezza, un missile lo lancio. Via anche la macchina. Oh, è abbastanza divertente. Aia. Questo è stato stupido da parte mia. È anche abbastanza soddisfacente, ti dirò. A livello di comandi è fatto bene. Ho visto veramente di peggio in anni molto dopo di questo. Le nemiche come un attacco in salto. Tieni premuto il comando di attacco. Quando sei pronto, rilascialo e seleziona i nemici nell'ordine in cui vuoi colpirli. Ok, ma dove? Quali nemici? Occhio con i droni! Ah, così? Non ho... No, non ho capito, aspetta. Non me l'ha fatto. Qual era il piano O? Non mi ha fatto l'attacco in salto. Ah, basta selezionarli, non devo schiacciare nient'altro, ok. Va bene, va bene. Allora così ha molto più senso. Avrà utilità questo attacco caricato? Perché ho questo grande dubbio che la risposta sia no. Preso. Altri missili.
Ade, e se li stanno dei suoi stessi missili? Un androide paranoico. Un androide paranoico. Vieni qua. Colpito qualcosa, sì. Allora, prima di tutto. Molto bene. Ecco fatto. Dovresti essere vicino all'obiettivo. Procedi. Dove sarà andato quel missile? Boh. Volevo vedere se riuscivo a sparare dall'altro lato. Ovviamente posso, ma non conduce da nessuna parte. Ecco fatto. Oh, ti dirò che sto provando un grande senso di soddisfazione a proseguire. Devo ancora decidere come dividere gli episodi. Quello sì. Perché devo decidere se dividerlo, okay, ecco, per capitolo intero. Quindi tutta questa parte qua, quindi Ginormica e Anello Mancante assieme e probabilmente dopo Bob, o se fare pezzi singoli. Se vedete questo pezzo diviso avete già capito qual è la mia risposta. Il corpo del robot. Molto eccitante. Vieni qui. Si sale. Ok, 76.000, non male, 11.000. Bonus scene 28.000, abbracci multipli, questo battitore poderoso. Alto profilo. Non so cosa vogliono dire questi premi però, cioè nel senso, come si ottengono? A proposito di premi, scusa un secondo. Ok, questo gioco ha dei trofei, ma per qualche motivo sono buggati in questo momento e non me li fa vedere. Mai successa una roba simile. Bene, Bob. Ipnosi. Riesco a vedermi perfettamente. Che brutto. Ehi, è l'insettosauro. Sì, vedo l'insettosauro. È uno scherzo? È impossibile non vederlo, eh? Ipnoluce operativa. L'insettosauro è totalmente ipnotizzato. Cosa è successo? Le luci dell'elicottero hanno ipnotizzato l'insettosauro. Bob, devi aiutare l'insettosauro. Rompi le casse premendo il comando. Ok, lo immaginavo, grazie. Con triangolo non faccio niente di diverso, ok. Bob mi sembra molto meno elaborato rispetto agli altri. Scherzavo. Bob, salta sul soffitto per raggiungere. Sì, l'ho già fatto, grazie. Ok, volevo prendere giusto quella sfera. Ma a parte che poi, di che si preoccupano? Ci stanno seguendo da quando siamo entrati. Avvicinati a una cassa e afferrala con il comando di presa e rilascio. Va bene. Butta il bersaglio e premi il comando di lancio. Va bene. Fammelo fare. Dall'edizione. Allora, intanto, prima prendiamo tutti i punti. Ehi, i punti. Ecco fatto, prendiamolo. Ah, così proprio. E si è aperta la porta. Le porte. Vai Bob. Nemici? Devono aver rubato della tecnologia aliena. Oh, figo. Bob, per disattivare lo scudo attorno alla sfera di plasma, devi prima raggiungere il pulsante di attivazione di sopra. Ok, lì. Devo farmi tutto il percorso all'inverso, insomma. Va bene. Fammi prima prende tutti gli oggetti in questa zona. Ipnocopter lo stanno conducendo nella zona di sorveglianza. Bob, sei nella posizione migliore per aiutarlo. Ho capito, fammi finire. Bob, salta sulle pareti per prendere gli oggetti più difficili da raggiungere. Va bene. Ecco fatto. Saliamo di sopra. Di sopra, bravo. Così ci droppiamo di sotto. Ecco fatto. L'unica menata è che non puoi saltare di sotto, devi rifarti sempre i percorsi all'inverso. Quello mi sa che è l'unica fregatura di Bob. Cos'è quella faccia? Luce. Che fa? Cosa sta facendo? Boh, vabbè. Molto
Molto bene, Bob. Posizionati. Ah, perché siamo sulla torretta. Ah. E apri la bocca. Attenzione, usa la tua abilità difensiva per proteggerti. Va bene. Ah, questo è troppo per me. Un osso duro. Non le ho le ossa, stronzo. Ah, ma posso anche tenere premuto. Allora. E io continuavo a premere. C'ho un mitral plasma e io continuavo a premere. Bravo scemo. Ecco fatto. Aspetta. 100 punti extra. Non me li leva nessuno. Bello, bello. Non so perché, ma mi sta piacendo un sacco. Abbiamo preso un trofeo, ma non lo vedo. Finalmente un po' di respiro, grazie amico. Grazie amico. Cosa dobbiamo fare ora? A parte che lui è proprio brutto. Ipno luce attivata. Fatevelo dire, l'insetto sauro è proprio brutto. La luce. Vabbè, guarda. Non ho nulla da aggiungere, veramente. Vado. Non mi stressare, però. Allora, una cassa. Ecco, la prendiamo. Che non si sa mai. Possa essere utile. Vabbè, tanto ce l'avevamo già. Ma poi partecipa. Prendi una cassa prima di attraversare. Quindi. Ok, grazie. Oh, è andata. Ma poi a che scopo, scusami? In che senso? Aia. Vieni fuori, dottore. Tutto a posto, non ti faremo del male. Squadra di pacificazione gamba, riponete la scarpa gigante. Riponete la scarpa gigante. Ma io come mi curo eventualmente? No, attento. Ecco, fatto. Aia. Vai via. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Non va. Per riuscire a passare sopra una grata devi prima ingoiare. Ma non va, non è il coso di movimento questo. Ma scusami. Ma è un'idea del cazzo usare i cosi di movimento. Se usa un joystick di terze parti non lo può fare. Ecco, questa è una cazzata. Usa i nastri trasportatori, ma fai attenzione alle scariche elettriche. Fai attenzione. Tutto a posto, non ti faremo del male. Squadra di pacificazione gamba, riponete la scarpa gigante. Chiudo. Vai via. Non va. Non posso passare. Attento, da Bob. Qui Bob, ho perso Bob. Non lo posso fare il gioco se devo liberarmi da sto tizio. Usa i nastri trasportatori, ma fai attenzione alle scariche elettriche. Vieni fuori, dottore. E niente, lo evito. Che devo fare? Riponete la scarpa gigante. Allora, aia. È una bella fregatura. Non posso usare il controller di terze parti perché la mia play ha un problema. Bob, è di nuovo il tuo turno. Devi avvicinarti di più. Ah, in quel senso porta la grata. Ah, ci sono delle cure allora in questo gioco. Il senso di porta la scatola è che non passi attraverso la grata. Ah, grazie. Ecco fatto. L'ho capito adesso. Vabbè, io la scatola me la porto in ogni caso. Aspetta. Dici che posso ammazzarlo con la scatola? No! Ecco fatto, guarda. Lui è il mio nemico. Non posso affrontarlo. Non possiamo affrontarlo, ragazzi. Cioè vorrebbe il joystick. Vorrebbe il gioco che io muovessi il rumble del joystick, ma
Non va, perché questo qua di terze parti ovviamente è col cavo, non è che funziona. Bene Bob, sei vicino alla prossima torre d'osservazione. Ma io spero che le parti con Bob siano poche o che quel nemico lì non appaia più. Ecco. Ah giusto, la scatola. Buttala giù. Bravo. Allora Bob, questo posto brulica di guardie. Puoi passargli vicino furtivamente. Se malauguratamente vieni visto, puoi sempre afferrarle e lanciarle, oppure sistemarle alla vecchia maniera. Va bene. Sì, grazie. Volevo vedere la parte furtiva. Sali di sopra. Preso. Buttalo via. Ecco fatto. Sali di sopra. Giusto per sicurezza, non per altro. No! Dall'altra parte! Prima che lanciano quel raggio merdoso. Quel raggio lì ci rovina la partita. Preso. Non possiamo farci nulla. Aia. Dai, girati. Girati o vieni più avanti. A parte che si è addormentato, però vabbè, guarda. Non mi lamento neanche, è andata bene così. Oh cacchio. Cerca di non farti notare, Bob. L'ultima cosa che vogliamo è che loro sappiano che siamo qui. Ciao. Esatto. Bob, per la cronaca, quello era un pessimo esempio di non farsi notare. Bravo, diglielo sto cretino. Ma dai! Schifoso. Attivare armi di pacificazione. Sì, armi di pacificazione è un cacchio. Mi avete lanciato dei missili poco fa. Quello non è pacificare, quello è tirare giù. Va bene che io sto sparando delle palline al plasma, però non è che voi siete poi tanto pacifisti, eh. Per fortuna i colpi sono infiniti. Almeno quello. Questo è troppo per me. Questo è troppo per me, voglio andare in pensione. Trovaci una via d'uscita. Trovaci una via d'uscita, trovatela da solo. Ma libero adesso, avanti così. Caspita, mi sa che è meglio stare alla larga dal plasma. Perché è l'unica arma a distanza che hai. No, no, la verità è che devi stare lontano da quei cazzo di scienziati, Bob. È l'unica verità che conta al momento. Maestro del DNA, bracci multipli, salute di ferro. Sei tu il capo. Niente male. Stiamo prendendo punti a caso, non so neanche come, perché. Inseguimento. Guardalo. È la stessa, identica, come cacchio si chiama, ambientazione di quello del jetpack. Non mi viene il nome. Ma tutto il gioco con lei è solo usare i roller. Basta Macedonia. No, ho sbagliato. Allora, mi muovo per l'intercettazione, coprimi unità 3. Preso. Mi chiedo, a parte con Bob che vabbè è stata una scoperta triste. Guarda, una via d'accesso, vai, passati lì. No, ma porca puttana. Mi chiedo appunto se a parte con Bob se moriremo in altri punti. E comunque ci sono strade segrete in questo gioco. È una cosa fighissima.
Oh, oh, è calmo. Non credi. Vaffanculo. Ti odio, stai zitto, scarafaggio. Sì. Undertale. Quando cambia il colore capisci quale devi evitare. No, e sono cretino io stavolta. Ho schiacciato sia l'abbassamento che il salto. Non oso immaginare Madonna. Quale eccitante intelligenza cibernetica possa controllarlo. Infatti, mi viene la pelle d'occhio. Ma stai zitto. Altro portellone a caso. Coraggio, Susan. So che ce la puoi fare. Certo che ce la posso fare. Solo schiaccia tasti, voglio dire. Quadrato? No, X. Dai, su, Susan. Dai, Susan. Susan. Cerchio. Ecco fatto. Complimenti. Scena completata. 29.000. A questo giro ho fatto un po' schifo. Ne abbiamo mancati un sacco di punti. Ordinario. Sai cosa? Non vado neanche al laboratorio per adesso. Ci andiamo dopo. Vado direttamente dritto. Tanto continuo ad andarci e non compro mai nulla.